Buongiorno ragazze, oh, ragazzi, perché so che ci sono anche dei ragazzi che mi seguono. Comunque, oggi inizio questo vlog molto in ritardo perché sono le, non ne ho idea in realtà, sono le 2 del pomeriggio e sono ancora in pigiama, un classico, ma adesso vado a cambiarmi. Mi sono truccata dopo 2 o 3 giorni che non mi truccavo assolutamente. Ho deciso di truccarmi per mostrarmi un pochettino più decente. E oggi, visto la grande richiesta, sotto il video della merenda, se non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede, non l'avevo mai fatto, visto che vi è piaciuto molto, in tante mi avete scritto di farvi vedere come faccio le unghiette. Visto che una delle domande di quel video era appunto che prodotti utilizzi per fare le unghie, ho ricevuto poi un po' di commenti dove mi veniva detto già da farci vedere come le fai, eccetera. Quindi cosa ho fatto? Ieri sera, mentre ero al PC a guardare Netflix, ma va, che ci mi tiene sempre tanta compagnia, intanto che Ste giocava, indovinate cosa? Alla Play. Mi sono fatta le unghie. Ho fatto tutto le mani perché comunque ci metto una vita, specialmente per fare la mano destra ci metto una vita perché faccio più fatica con la sinistra a stendere i prodotti. Quindi cosa ho pensato di fare? Ho lasciato ancora da fare il pollice, così adesso magari mi cambio, mi metto comoda, così vi faccio vedere come mi faccio le unghie. Anche se in realtà non ho mai studiato niente, non ho mai fatto nessun corso, insomma, ho improvvisato così un anno e mezzo fa, circa un annetto fa, un anno abbondante, e quindi, visto come l'avete chiesto, vi faccio vedere, però, ripeto, non voglio insegnarvi assolutamente nulla, anche perché neanche io non sono bravissima, però se ci si può arrangiare, ben venga, perché non farlo? Quindi adesso mi cambio, direi di sì, dai, mi cambio, magari tengo solo i pantaloni del pigiama, mi cambio completamente. Sapete che non lo so, mi sa che mi cambio del tutto così sono un po' più in ordine. Mi sono cambiata, tra l'altro devo anche pulire lo specchio, è un po' zozzo. Comunque questo, che c'è Mocha? Sei te lei ogni volta che si specchia, dovete sapere che si abbaia. Non si riconosce mai. Comunque, look casalingo, leggings, metto tantissimo questi leggings super aderenti in casa perché comunque tengono, cioè mi sono molto comodi. Calzettone super pesanti, anche un po' sporche. Dovrei mettere in lavatrice, dopo la devo fare, quindi magari le butto dentro. E poi una magliettina semplicissima che era una vita che non mettevo. Di solito queste magliette non mi piace metterle con i leggings perché sono corte, vedete, proprio per stare in casa, sinceramente, chi se ne frega. Adesso vado a prendere tutti i prodotti per le unghie, li porto giù, c'è la luce un pochettino più bella e iniziamo a sistemarci quest'ultima unghietta. Mi sono messa qui bella comoda, dopo cambio l'inquadratura e vi faccio vedere come faccio ovviamente le unghie perché così non si vede niente. Sono qui in sala da pranzo, di solito però non le faccio mai qua, ma le faccio sempre sul soppalco. Spero non ci sia una luce troppo forte perché qui sapete che c'è il finestrone gigante e da qui entra un sacco di luce, però dovrei aver impostato la luminosità nel modo corretto. Qui no, quanto sono disattenta. Ah Gioia, quanto sono disattenta. C'è la batteria che sta lampeggiando e scarica, quindi sapete una cosa, cosa facciamo? Quasi quasi metto la batteria in carica, visto che fra poco dobbiamo ancora mangiare. Sono ormai 2:30, le 2:30 e ancora non abbiamo mangiato. Stia in palestra, fra poco momenti secondo me sale perché è giù da un po' ormai. Quindi, visto che sicuramente appena sale, devo interrompere tutto perché dovremo pranzare. Facciamo una cosa, metto in carica la batteria e più tardi, magari per le 3:30, quindi fra un'oretta, ci rivediamo e posso finalmente farvi vedere come faccio l'unghia perché la batteria sicuramente tra poco si spegnerà e a questo punto preferisco fare tutto dopo. Quindi rettifico e ci vediamo più tardi. C'è qui anche la piccolina Gioia, è un po' che non me la faccio vedere lei. Pupetta, fatti vedere, ecco. Indovinate chi è appena arrivato? Indovinate chi è appena arrivato? Mocha! Vediamo se riesco a prenderle.
tutte e due, anche se dovete sapere che appena prendo in braccio, infatti, Mocha, Gioia, Brontole vuole scendere. Invece Mocha, anche se sta in braccio nello stesso momento di Gioia, non ha problemi, lei si lamenta. Sei una lamentina te. Giustamente, c'eri prima tu, vero? Rieccomi tornata, batteria finalmente carica, abbiamo mangiato con la pancia piena, ora sono pronta per finire le mie unghie, perché mi fa strano vedere tutte le unghie fatte tranne una, quindi adesso ci rimettiamo in postazione e vi faccio vedere come le faccio, anche se in realtà non è poi così difficile, perché non vado ad allungarle, tengo sempre le unghie molto corte perché a lungo a me personalmente non piacciono, quindi è sicuramente anche molto più semplice andare semplicemente a ricoprire l'unghia naturale. Qui ci sono tutti i prodotti che mi servono, vi faccio vedere i prodotti che utilizzo. Allora, uso quasi tutto di Passione Unghie, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Ormai acquisto da loro da un annetto circa e mi trovo bene con i loro prodotti. Allora, tolgo tutto. Primo prodotto che vado ad applicare è questo, il Nail Prep. Questo si mette per preparare l'unghia all'applicazione del gel. Poi vado a mettere, scusate se è un po' lercio, ma con la forza di utilizzarlo un po' rovinato le confezioni. Comunque poi passo al primer che si mette sull'unghia naturale e metto anche il binder che aiuta maggiormente il gel ad aderire all'unghia. Fatto questi step passo alla base e vado ad utilizzare questa, la Extrema Base, però sul sito di Passione Unghie in realtà potete trovare diverse tipologie di basi. Io con questa mi trovo bene, è una base leggermente lattiginosa e molto potente, devo dire, perché ho provato anche altre basi, altri smalti un po' più leggeri, trasparenti. Questa aderisce molto bene all'unghia e poi quando la metto nella lampada, io utilizzo questa lampada a LED di Future, anche di questa vi lascio il link qui sotto in info box, anche semplicemente con uno strato sottile di questo prodotto di base, non dico che l'unghia, senti l'unghia leggermente bruciare, però è un pochettino più fastidioso in lampada il dito rispetto a quando utilizzo una base un po' più leggera, però tutto sopportabile. Poi per fare la classica copertura o allungamento, che io di solito evito di fare, gli allungamenti li faccio soltanto quando magari ho proprio un'unghia spezzata e allora voglio allungarla, che poi però vado comunque a limare perché questa è la lunghezza che mi piace tenere. Vado ad utilizzare comunque per ricoprire le unghie questo qua, che non è di Passione Unghie ma è di Silk Air ed è un gel viola al violet. È molto bello, questo non brucia un pochettino in lampada, però è molto facile da lavorare perché è un gel autolivellante, quindi anche se non siete molto pratiche come me, si autolivella da solo, quindi mi trovo davvero molto bene con questo prodotto. Poi passo il colore e vado ad utilizzare questo di Passione Unghie, Candy, che poi è quello che vedete sul resto delle mani. È un bellissimo rosa confetto, mi piace molto. E poi completo il tutto sigillando l'unghia con questo top coat, diciamo il Milky Aqua Gloss, però anche di top coat sul sito di Passione Unghie potete trovare diverse tipologie. Detto questo, iniziamo, così vi faccio vedere come l'applicazione, anche se in realtà fortunatamente in tre prodotti, come avete visto, anzi in tutti tranne in questo e nel colore, il prodotto è già dotato di pennellino, vedete? Quindi è molto più semplice l'applicazione perché è identica a quella del classico smalto. Ed eccoci qua, allora queste unghie che devo andare a fare, sono già andata a togliere il gel che avevo prima. Come vedete questa parte qui è il vecchio gel, lascio sempre uno strato sottile e questa invece è la mia unghia naturale. Adesso vado con una lima leggera 100-180 a limare ancora appena appena per opacizzare l'unghia. Spero
che l'inquadratura sia decente, che riusciate a vedere qualcosa. Comunque anche per quanto riguarda le lime utilizzo queste di Passione Unghie. Con la grana più fine vado ad opacizzare anche la mia unghia naturale. Con la spazzolina tolgo la polvere in eccesso. Fatto questo, passo al primo prodotto e vado ad utilizzare il Nail Prep. Prendo poco prodotto, l'eccesso lo scarico e lo vado a mettere su tutta l'unghia, anche dove c'è il gel, anche se in realtà questi prodotti servono per far aderire il gel all'unghia naturale, quindi volendo potete metterlo anche soltanto sull'unghia naturale. Io per comodità lo metto su tutta l'unghia. Lascio asciugare, anche se avete visto si è praticamente già asciugato. Adesso prendo il primer, questo qui, e lo vado a mettere sull'unghia naturale. Anche in questo caso scarico l'eccesso di prodotto su un dischetto di cellulosa, perché di primer bisogna metterne davvero pochissimo, e lo vado ad applicare soltanto sull'unghia naturale. E adesso lascio asciugare all'aria per circa 2 minuti. Mi sto rendendo conto adesso che l'inquadratura in realtà è al contrario, perché non vedete il dito così ma lo vedete al contrario. Ci sarà qualche differenza? Boh, vabbè, continuiamo così. Una volta asciugato passo al binder e anche questo lo metto soltanto sull'unghia naturale, e anche in questo caso prelevo poco prodotto, scarico bene il pennellino, cercando di non toccare, tra l'altro prima non l'ho detto, cerco di non toccare le cuticole perché altrimenti brucia un pochettino, ok? E anche questo lo lascio asciugare per qualche minuto. Adesso passo alla base, metto uno strato sottilissimo di gel come se fosse uno smalto. Quindi prendo poco prodotto e vado a fare il mio strato sottile di base, mettendolo per bene su tutta l'unghia, senza toccare le cuticole, o almeno cercando di non toccare le cuticole. Poi io faccio anche questo movimento, ma sono a fuoco, boh. Questo movimento qui, apro bene le setole del pennello per far aderire il più possibile il gel all'unghia. Lavoro molto bene il pennello. Poi, se si cola leggermente, potete prendere o un bastoncino, che io non ho preparato, quindi con l'unghia in caso vado a ripulire. E adesso vado a catalizzare la lampada per 60 secondi. La base è stata fatta, adesso passiamo al gel per ricoprire l'unghia, quindi utilizzo questo qua di Silcare. E in questo caso devo per forza prendere un pennellino, per forza di cose, perché come vedete questo è proprio un classico gel. Prendo poco prodotto la prima volta e faccio un sottile strato di gel, sempre su tutta l'unghia. Io spero che si capisca qualcosa da queste inquadrature, non sono abituata a fare queste cose. Fatto questo, faccio catalizzare il lampada ancora per 60 secondi. Ok, adesso faccio un secondo strato di gel, stavolta però prendo una pallina di gel un pochettino più grande rispetto a prima, non troppo, cioè così. Ecco, prendo una quantità più o meno di questo tipo, non troppo gel, perché non mi piace avere una bombatura molto esagerata. Avendo poi le unghie corte, credo non sia così necessario, quindi metto il gel al centro, così, faccio tipo una pallina, e poi porto il prodotto prima verso le cuticole spingendo il pennellino e poi portando il resto del gel verso la fine dell'unghia. Essendo comunque un gel autolivellante, come vi dicevo prima, se girate il dito per qualche secondo
comunque si crea già una leggera bombatura. Una volta che sono abbastanza soddisfatta della leggera bombatura che ho fatto, vado a catalizzare ancora in lampada per un minuto e qui brucia un pochettino di più, sopportabilissimo perché comunque sopra c'era già un po' di gel, però sull'unghia naturale allora si sente un po' di più ed è più fastidioso. Adesso vado a sgrassare l'unghia con questo cleaner al profumo di mela verde. Questo è buonissimo e lo travaso un pochettino qui in questo vecchio di passione unghie perché riesco ad usarlo meglio. Vedete, è così sicuramente molto più comodo. E adesso vado a sgrassare per bene l'unghia per togliere quel brutto strato di dispersione molto appiccicoso. Ok, vado a pulire nel frattempo anche il pennellino dal gel in eccesso. Adesso riprendo la lima, sempre quella da 100-180 per essere il più delicata possibile, e vado a dare la forma finale all'unghia. Quindi limo leggermente i laterali. Cerco di farla il più simile possibile all'altro pollice per quanto riguarda la lunghezza. Direi che ci siamo. E poi vado a opacizzare tutta l'unghia sempre con la lima per preparare il gel all'adesione del colore, perché dovete sapere che il colore, ho scoperto quando andavo dall'estetista, che il colore aderisce meglio su un'unghia opaca. Quindi con la lima vado ad opacizzarla completamente e dopo mi aiuto anche con un buffer. Riprendo la spazzolina e tolgo la polvere in eccesso. Finalmente è arrivato il momento di mettere il colore e oggi vado a mettere questo, sempre di Passione Unghie, come vi dicevo prima, il colore Candy, che è un bellissimo rosa confetto. Guardate che bel colore. In realtà in videocamera sembra un pochettino più chiaro rispetto alla realtà. Adesso cosa faccio? Essendo un colore pastello abbastanza chiaro, faccio di solito tre passate. Quindi prendo un po' di colore e vado a fare un primo strato molto sottile, una prima passata. Metto in lampada per circa 30 secondi, poi faccio una seconda passata di colore. Cerco sempre di prendere poco colore. Piuttosto preferisco fare una passata in più. Ok, catalizzo ancora per 30 secondi e vado con il terzo strato. A volte ho paura che non sia fuoco, non so perché, magari mi sto sbagliando. Però chissà, speriamo sia rimasto sempre a fuoco. E vado a catalizzare per 60 secondi. Si è spenta perché sono passati 60 secondi. Vado premendo questo tastino con altri 60 secondi e passo al sigillante. Non vado a sgrassare l'unghia perché altrimenti rischio moca, rischio di portare via un po' di colore. Almeno ho notato che se lo sgrasso non va bene perché un po' di gel colorato viene via, quindi senza sgrassare passo al sigillante. Vedete com'è lattiginoso? Vedete? Poi in realtà una volta steso diventa praticamente trasparente. E anche in questo caso faccio uno strato non troppo sottile, però neanche troppo pieno, una buona via di mezzo. Fatto questo vado a ricatalizzare in lampada. Prima di sgrassare l'unghia, che è l'ultimo step, poi abbiamo finito, lascio un attimo raffreddare, diciamo così, l'unghia per qualche minuto, non di più, un minuto è più che sufficiente, e poi vado a sgrassarla. Ok, e adesso vado, sentite questo rumorino, vado a sgrassare e voilà, l'unghietta è fatta. Come avete visto è abbastanza semplice, veloce un po' meno, però non è così complicato. E questa è l'unghietta che ho appena fatto. Ecco qua, l'unica unghia che non mi piace è il mignolo, mi è uscito un po' strano stavolta, che magari così si capisce meglio. Questo è il colore, a me personalmente piace davvero molto. Guardate che bel rosino. Nulla, adesso vado a sistemare tutte queste cosine
E come notate, quando faccio lo smalto, quando faccio le unghie, metto sempre una salviettina per proteggere la superficie dove sono. Oggi, stranamente, sono già libera perché non è tardissimo. Sono le 5 e un quarto. Sono le 5. Ho fatto le unghie, come avete visto, e ripeto, ribadisco, non sono un'esperta, questo non è il mio lavoro, lo faccio così perché, come vi ho detto nel video della merenda, non mi piace prendere l'appuntamento e andare ogni mese dall'estetista. Cioè, se è una cosa che avviene ogni tanto, ci vado anche volentieri, ma se inizia a diventare come appunto il rifarsi le unghie una volta al mese, dopo 3 mesi mi dà noia dover prendere ogni volta l'appuntamento, mi stufo abbastanza velocemente e quindi ho deciso di fare tutto da me. Qui sotto in info box, come vi ho detto prima, vi lascio i link dei prodotti che uso e della lampada che ho acquistato su Amazon, con cui mi trovo benissimo. Sicuramente sono consapevole del fatto che le unghie non siano perfette, perché a volte la forma è un po' quello che è. A volte non sempre sono lunghe tutte uguali, non hanno tutte la stessa forma perfettamente, a volte anche il colore non lo metto proprio benissimo, specialmente nella mano destra perché faccio un pochettino più di fatica. Sono sicuramente più semplici da applicare i colori scuri, i colori pastello come ad esempio questi fanno un pochettino più dannare, diciamo così, perché bisogna stare un pochettino più attente, si possono vedere magari un po' di più le striature se non viene steso bene, però tutto sommato, insomma, tenendole poi così corte, appunto mi arrangio da me. Non amo ad esempio le unghie lunghe, gli artigli con i disegni, con tutti i ghirigori, strass, stelline, cose così, cioè non mi piacciono, mi piacciono le unghie semplici, così molto comode e pratiche da utilizzare. Poi qualche glitter ogni tanto ce lo metto anche io, specialmente sull'anulare. Esempio, prima le avevo, prima di fare queste le avevo sempre un color nude, un po' più sul nude che non sul rosa come adesso, e l'anulare ce l'avevo oro rosa, bellissimo. Tra l'altro è un gel proprio così stupendo, facilissimo da applicare. Magari ve lo lascio qui in info box perché quel colore è il mio preferito in assoluto. Quindi nulla, ecco, se qualcuna di voi che ha visto questo video, che sta guardando questo video e fa questo lavoro, vi prego, non sgridatemi. So che appunto non sono perfette, non sono bravissima, però mi arrangio, ecco. Quindi volevo condividere con voi i passaggi che faccio per farmi le unghie. Considerate che quando faccio tutte le mani, cioè tutte e 10 le unghie, ci metto tipo 2 ore, 2 ore abbondanti, perché comunque lavoro abbastanza lungo, specialmente a farselo da sole sulle proprie mani. Comunque, nulla, adesso mi è venuta quasi l'idea, visto che Ste sta facendo un riposino. Lui stamattina si è svegliato presto per lavoro, mentre io invece ho dormicchiato. E quindi lui adesso sta facendo un piccolo pisolino. Invece io sono super carica oggi, quindi anche se sono le 5, quasi quasi faccio la crepe cake in dosi più piccole, magari facendo anche la crepe stessa più piccolina. Che ne dite? Dai, facciamo la torta. Ho iniziato a preparare l'impasto per le crepe e ho seguito un'altra ricetta, un'altra dose, sia per avere meno crepe da cucinare, perché l'altra volta ci ho messo una vita, e anche per sperimentare una ricetta nuova. Per questa ho utilizzato 3 uova intere che ho messo all'interno della ciotola. Io ho sbattuto leggermente un pochettino con la frusta mano, cioè ho usato solo la frusta mano stavolta, mentre l'altra volta ho usato la frusta elettrica, però effettivamente è molto più comoda, in questo caso quella a mano mi trovo meglio. Quindi adesso ho mescolato per bene le uova, ho aggiunto un cucchiaino e mezzo di zucchero, però se volete fare le crepe salate lo zucchero non mettetelo. Ho fatto andare ancora un pochettino con la frusta, nel frattempo sto ancora mescolando. E poi adesso sto andando ad aggiungere un po' alla volta 250 o 200 grammi. Ok, 200 grammi di farina che aggiungo un po' per volta. E poi vado a mettere a filo 450 ml di latte. Questo è
al momento l'impasto, manca ancora la farina, c'è cioè un po' di farina e il latte. Ho finito di fare l'impasto che adesso è in frigorifero, lo lascerò una mezz'oretta e poi vado a fare le crepe sperando di non metterci un'eternità, anche perché non mi sembra tanto più piccola la dose. Ho usato un pochettino meno farina e forse un uovo in meno. Guardando la ricetta dovrebbe essere circa dovrebbe uscire circa 12 crepe, però considerando che le voglio fare un pochettino più piccole, probabilmente usciranno tipo 20 crepe. Speriamo di no, perché sennò non finisco più. Sto ufficialmente finendo alle 7:20 di sera l'ultima crepe. Alla fine sono uscite parecchie, parecchie crepe anche questa volta. Ce ne siamo fatte una con la crema al cioccolato, mettendo pochissima crema e facendo metà per uno io e Ste. Ci siamo fatti questa piccola merendina, questo piccolo sgarro in realtà, anche perché tanto la cena di stasera è un po' così, però ve ne parlerò in un prossimo video. Anche quest'ultima crepe direi che è pronta, quindi adesso le lascio raffreddare, visto che si è fatto tardi, la crema la faccio domani, così la farcisco domani e domani la assaggiamo e speriamo sia buona. La voglio farcire e mangiare subito, così la crema è bella, bella morbida e non si asciuga come è successo l'ultima volta. Queste sono tutte le crepe che sono uscite. Saranno almeno una ventina, però sono più piccole rispetto all'altra volta. Nulla, adesso vado a sistemare tutto. Ho un po' di cose da lavare qui, devo pulire il piano, anche se fra poco, tipo fra un'oretta barra un'oretta e mezza, dovrò di nuovo ribaltare tutto per preparare la cena. Detto questo, direi di chiudere qui il vlog, perché mi sa che è venuto come sempre abbastanza lungo. Io cerco di non farli lunghissimi, però poi parlo, parlo, parlo e alla fine vengono sempre video almeno di 25 minuti. Vorrei farli di 15-20 minuti, però alla fine vado sempre oltre i 20 minuti. Comunque, con questo video spero come sempre di avervi tenuto compagnia. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un grandissimo bacio, a presto, ciao!